Una boccata di ossigeno per i cittadini di Santo Stefano di Camastra che beneficeranno di misure dedicate a sostegno della comunità. L'amministrazione, nell'ultima seduta di Consiglio Comunale, ha approvato nuove agevolazioni a supporto delle famiglie e degli operatori economici che hanno subito i duri effetti della pandemia, con voucher per il pagamento dei canoni di locazione e una riduzione della Tari fino al 50% della parte variabile per utenze domestiche e non domestiche. Diverse agevolazioni cumulabili nella proposta che arriva dall'assessore Fausto Pellegrino, vice sindaco con delega al bilancio e ai tributi. Sì, io sono riuscito assieme all'ufficio tributi, essendo l'assessore io al bilancio e ai tributi, a intercettare dei fondi a carattere regionale su un fondo perequativo che faciliteranno e daranno ossigeno alle famiglie stefanesi sia per la parte Tari che per la parte legata invece ai contributi economici per famiglie, quali voucher oppure contributo per affitti. Questa forma di aiuto per quanto riguarda la Tari riguarderà sia le utenze domestiche che non domestiche, mentre e quindi ci sarà uno sgravio sulla parte variabile che è sommata al contributo che abbiamo intercettato sulla parte invece dei fondi nazionali dello Stato, si potrà addirittura sgravare fino al 100% della parte variabile, quindi il cittadino potrà pagare solamente la parte fissa che della bolletta incide sì e no il 20-25% al massimo, quindi uno sgravio molto importante. Riguarderà per le utenze, per le famiglie, le persone con ISEE fino a 16.500 euro, ci saranno delle fasce di sgravi che poi saranno disciplinate da questo avviso, mentre per le aziende ci saranno degli sgravi disciplinati dai codici Ateco delle attività che hanno avuto problemi. È una boccata d'ossigeno perché le due iniziative sommate cubano quasi 500.000 euro, quindi sono 500.000 euro di interventi a sostegno che a settembre daremo alle famiglie stefanesi. Ecco. In più ci sarà uno sgravio IMU per chi è conduttore proprietario di immobili commerciali toccati da Covid. E se mettiamo che queste iniziative che noi abbiamo intercettato, che tra l'altro noi abbiamo raddoppiato la quota di Santo Stefano perché molti comuni non hanno partecipato o sono stati esclusi perché non hanno formulato bene la domanda e quindi in un primo momento noi avevamo dato 30.000 euro, siamo arrivati ora oltre a 77.000 euro, quindi diciamo abbiamo intercettato più fondi ed è una delle nostre politiche che facciamo ormai da anni, di non lasciare niente a caso, di prendere qualsiasi forma di contributo ci sia per gli stefanesi o per le opere pubbliche, e praticamente da questo punto di vista anche sull'IMU ci sarà questo mini sgravio che si somma, stavo dicendo, al canone unico che per legge questo nell'anno 2021 è pari a zero, quindi voglio dire c'è una boccata d'ossigeno fiscale